Guardate che spettacolo di video che vi faccio. Oh ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dal campo, oggi sto andando ad erpicare, ovviamente anche dal titolo l'avrete letto, i terreni. Ed è venuto, nonostante la terra argillosa, però è proprio, secondo me, è giusta. Perché è asciugata, abbiamo fatto poi andare sopra adesso passandoci la parte un po' più bagnata della terra, ed è venuto un lavoro secondo me fatto bene. Sono con il TL e l'Alpego, vi spiego brevemente come funziona la macchina. Sono 2,5 metri di erpice rotante, le zappe sono fatte praticamente a V al contrario e ruotano una incastrandosi nei denti dell'altra, in questo modo portando avanti la terra e sgretolando poi le zolle. Poi dietro abbiamo invece un rullo a coclea liscio con il puliscirullo qua dietro, che rifinisce le zollette a fine lavoro. Questo qua è il campo, non avendolo mai usata, ci ho preso un attimo la mano. Non è stato per niente facile perché è un campo un po' molto in pendenza, che qua di sicuro adesso non si vede. E oltretutto lì ci sono un po' di ristagni idrici perché c'è il fossetto che è andato a finire nel campo durante l'inverno, questo inverno abbastanza nevoso. Però è venuto secondo me molto bene. Quindi adesso, e oltretutto, togliendo così, lavorando un po' con le mani, è tutta smossa la terra uniformemente. E questo è un terreno veramente difficile da lavorare perché è argilloso, però vedete che si sgretola. Cioè si sgretola tutta, quindi va bene. E poi così asciugano queste zolette superficiali, poi ci si semina l'erba medica, si passa col rullo e viene top. Niente, adesso andiamo nell'altro campo e direi che ci possiamo vedere lì. Questo qua è il campo, se mi seguite su Instagram avevo fatto anche un mini video e quando ci sono passato col Vibro, col mio trattore Landini. E adesso guardate che bello, nonostante la terra argillosa, guardate che bomba di lavoro che viene. Adesso sono partito in verticale ma lo prendo tutto di sbieco. Veramente è asciutta e perfetta. È perfetta. Adesso spero non mi cada il telefono, altrimenti semino pure quello insieme all'erba medica. Dai, per non far diventare il video troppo noioso magari vi faccio qualche spezzettone man mano che vado. Qua era tutto arato, ci sono passato prima col Vibro in verticale per sgrossare bene le zolle, per togliere anche i sassi, e adesso con l'erpice rotante sta venendo uno spettacolo veramente, ma uno spettacolo, sassi permettendo sempre, ma direi che ci siamo. Comunque si guida così il trattore, acceleratore fissato, piedini qua a riposo, con il volante si prende la mira della passata precedente e via. Guardate che spettacolo, ma video così dell'Oltrepò Pavese, della Valle Staffora, con un terreno così, dove li trovate? Ditemelo dove li trovate, guardate che bomba! Adesso però mi distrago, poi vado storto e faccio le figuracce. Mamma mia, che bello, che bello. Queste sono le soddisfazioni per noi agricoltori. Lavorare bene, col terreno in tempra, perfetto. Vedete che poi qua la medica parte subito, subito. Direi che siamo a buon punto. È arrivato anche il capo.
che è andato a prendere i sassolini rimasugli con i landini. Bellissimo. Direi che è ottimo. Sicuramente dal video non si vede come al solito, ma è un po' ovvio. Video in notturna. Guardate che spettacolo di video che vi faccio. Poi si semina. Quindi se non volete perdervi anche la semina, mi raccomando, rimanete aggiornati, iscrivetevi al canale e direi domani vi faccio vedere come è venuto il campo alla fine e poi ci salutiamo. Poi bisogna fare manovra sulla strada per evitare di compattare il terreno. Dove va a fare manovra? Ah. Bomba, bomba. Top. Spero che per gli amanti dei trattori e dei motori si sia sentito anche un po' di sound, come si dice. 4600 ore il TL, quasi a metà della sua vita. Ciao, Lumaca. Ok, come detto nella clip precedente, qui siamo il giorno dopo. È venuto molto bene ed è tutto bello. Friabile, si lascia poi seccare ancora un giorno neanche e poi ci si semina subito. Quindi tra l'altro, se siete arrivati alla fine del video, il video successivo sarà la semina. Adesso vi faccio vedere. Qui c'è stato un ristagno di acqua, non si sa per quale motivo, ed è venuto infatti un po' così. Poi qui è stata portata tutta giù la terra ed è venuta una bomba. Buon. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mi trovate qua sotto con tutti i social e adesso vado a seminare. Ciao belli!